Konnichiwa e benvenuti a tutti quanti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui su Bloodstained Ritual of the Night per un nuovo episodio. Quest'oggi siamo arrivati all'episodio numero 4. Mamma mia ragazzi, di questo platform RPG, secondo me è veramente qualcosa di incredibile. Allora andiamo a vedere che cosa succede nel misterioso mondo di Bloodstained. E ok, bene bene, allora abbiamo 150 punti, 56 punti vita, 102 di magia o di energia, so che non mi pare a voi. Bene così, allora proseguiamo ovviamente in questa avventura incredibile. Ok, passiamo per di qua. Ok, bene. Eccala, eccala. Il cattivone di turno. Che bella. Ah, bella addormentata, sì, nel bosco. Hai deciso di risvegliarti? Toste. Gabel, dimmi che non sei stato tu. Non può essere opera tua. Perché no, dopo tutto quello che gli umani ci hanno fatto. Johannes mi ha detto cosa ti hanno fatto. E hai ragione, è orribile, ma quello che stai facendo adesso è altrettanto malvagio. E non ti incazza. No, no, ti sbagli. Gli alchimisti hanno alterato i nostri corpi. Io invece voglio alterare il mondo. Direi che ho tutto il diritto. Mazza però, Ambizioso. Unisciti a me, Miriam. Tu sei l'unica in grado di capire il mio dolore. Cosa significa non essere più umano? Cosa? Non avrei mai pensato di sentirti parlare così. Ero venuta da te a pezzi convinta di essere un mostro e tu mi avevi detto... Stupidaggini. Ma sei stato tu a dirlo. Il nostro potere non ci rende buoni o cattivi, le nostre scelte sì. Tra virgolette, Stavo rinunciando alla mia umanità e tu mi avevi dato la speranza. L'hai dimenticato? Gibel, ah, Gibel, no Gebel, Gibel. Beh, ovviamente, beh. Padrone Gibel-sama, cioè, padrone Gibel. Dobbiamo andare. Miki, sono stanco di stare qui con te a rinvangare i ricordi. Sei qui per uccidermi, no? Allora vieni a cercarmi. A lungo andare non potrai fare altro che assorbire frammenti e usare i poteri dell'inferno. Se alla fine potrai ancora affermare di essere umana, forse ti ascolterò. No, che caspita succede, porca la miseria, ma che è? No, cazzarola.
Ma non urlare che puzzi dai, mortacci tua. Vai, becca di questo qua. Vai in capoccia. Aglio. Aglio. Dagli di pozione. Inventario. Dove sta pozione? Eccola qua. Che caspita. Che caspita spruzzi, mortacci tua. E becca di questo qua così. Aio. E becca di questo qua. E becca di questo qui. Che caspita. Che caspita spruzzi, mortacci tua. Dov'hai? Ancora qua. Sì. Sì, abolito di tempeste. Sì, yatta. Fatta fuori. Primo boss fight andato. Bene così. Ah, povera Miriam. Tentacolo picchiatore. Attacchi nemici con uno dei tentacoli di Vepar. Mamma mia, incredibile. Bene così. L'ho visto. Solo un barlume, ma quello era il Gibel che conosco. Metterò fine a tutto questo. Bene così, bene così. Bloodstained, Ritual of the Night. mamma mia, tanta roba questo platform incredibile. C'ho la pelle d'oca. Ci siamo. Questo era un villaggio? Che cosa è successo? I demoni evocati da Gibel? Si muovono più velocemente del previsto. Miriam, dobbiamo sbrigarci. Avremmo dovuto incontrare qui il nostro contatto. Ciotto Matte. Ok, ma aspetta, fammi eliminare i pericoli in zona. Ci sono ancora dei demoni. Mamma mia, che grafico incredibile. Vediamo un po'. Arbantville. Qua che c'è, eh? Prometti che farei attenzione. Mi auguro solo che sia sana e salva. Quindi la femmina. Eccala. E prendi sto spadone nostro. Ma che caspita gli sta qua? Aio. Riposizione, menzione fine. Ok. E becca di questo qua, che caspita sei. Brutto mostro maledetto. Ma che caspita i mostri stanno qua? Aia. Vabbè, proseguiamo per di qua. Che accade? Ah, ecco la nostra contatto. Oh cavolo. Chi è? E allora, eccoci qui nella schermata principale, questo Bloodstained Ritual of the Night. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Prima boss fight andata, a mio avviso, veramente a buon fine. Mamma mia, tanta roba questo Bloodstained. Ne vedremo veramente delle belle
e sarà a mio avviso un qualcosa di spettacolare. Comunque questo quarto episodio ovviamente termina qui e spero che vi sia piaciuto, insomma, come spero vi piaccia tutta quanta la serie. E ovviamente vi invito a lasciarmi un like se vi è piaciuto, un commento, fammi sapere la vostra, ci giocate anche voi come ritenete questo videogame di stampo nipponico. Ovviamente se potete anche condividere questo mio video, video ne sono veramente molto molto felice, ovviamente con i vostri amici, amiche, insomma un po' tutti quanti, un po' tutto il mondo, diciamo, che fa conoscere JappoGamer lungo e largo. Ovviamente vi invito a seguirmi nei vari social, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, e ovviamente vi invito anche a iscrivervi al mio canale. Attivate la campanella per rimanere attivi, mi raccomando, con i miei svariati video di episodi sul gaming giapponese, che è veramente un qualcosa di incredibile secondo me, insomma, spero che vi piaccia anche a voi. E quindi insomma ragazzi e ragazzi, io vi ringrazio per essere stati fin qui e dal vostro JappoGamer è tutto. Matane e ai prossimi episodi.